Eccoci qui sul palco del Teatro Orione, dove martedì 10 gennaio debutterà la commedia La notte del 16 gennaio, che vede tra i protagonisti il maestro Enzo Derinei, celebre interprete delle commedie del Teatro Sistina, e Margot Sicaboni, reduce dai record di ascolti del Medico in Famiglia. Sono qui per parlarci di questa esperienza, del loro ruolo e di come stanno vivendo la frenesia della, prova generale. La mia esperienza è un'altra ancora, ne ho avute tante. È un personaggio, a differenza dei miei soliti personaggi un po' scherzosi, un po' brillantini, è un po' serioso, ecco, un po' serioso, un po' impegnato, però sempre interessante. Voglio dire, non pensate che sia un testo in cui la gente si addormenta in platea, no, anzi, tutt'altro. Sale sul palco la gente, ecco, per la gente è tutta tesa per sapere come andrà a finire. Ah sì, perché salirà sul palco il pubblico. Sì, certo, sarà il pubblico, vero? Il pubblico a essere la giuria di questo processo, sì, perché è un processo questo. Sarà il pubblico, sarà scelta dal pubblico la giuria. Esatto. Saranno estratti 12 giurati tra il pubblico, pregati di venire su, si metteranno nelle loro sedie, nei loro scanni e rimarranno con noi tutto lo spettacolo. E rimarranno per tutto lo spettacolo e dovranno alla fine questa è la cosa bella. La commedia è bella a prescindere, ma questa è la grande novità. In America addirittura c'erano dei grandi nomi che volevano a tutti i costi essere presenti. Ti credo. Atleti di sport, politici, cantanti, attori, che gli faceva piacere poter dire: io ho mandato alla forca quella lì, oppure l'ho resa. E quindi ogni sera avete un finale diverso. Certamente, abbiamo due finali. È colpevole quello, non è colpevole un altro. Quell'altro. È divertente, quindi è sempre anche per noi. Esatto. Chi vincerà sarà lei una mia sfida figlia, per tutti. La quindi e lui è il mio Nancy, padre. E io sono il babbo. Il celebre finanziere, sì, ricchissimo proprietario di banche, quella, che però sotto sotto. Ma che sotto sotto? Lui è innocente, pure io, assolutamente no. Se sembriamo due santarelli, ma forse non lo siamo. Margot, ma tu che da questa esperienza televisiva, so che hai avuto altre esperienze in teatro, sei passata ora a un ruolo praticamente quasi da coprotagonista. Beh, in questo sono spettacolo. Anche vedova. È vedova. E com'è stata questa esperienza? Tosta e drammatica, ma ho qui mio padre che si occupa di me. E che ti sostiene. E che ho mi cercato sostiene. Di salvarla sempre. Mia figlia Nancy per me è stata sempre la cosa più importante della mia vita. Bravo, hai studiato. Hai capito? Per il maestro, lei rimane simpatico sempre comunque. Esatto. Quindi nonostante. Questa retroscena al Teatro Orione dal 10 al 22 gennaio. E speriamo di avere un grandissimo successo. Mi raccomando, venite. E ho detto però che si replica anche il 16, lunedì 16. Lunedì 16, perché la notte del 16 gennaio. Ah, certo. E quello sarà il clou. Assolutamente. Bene, ringraziamo il maestro Enzo. Grazie. Venite grazie. A teatro. Come perché vale la pena. Lo so, è un momento difficile per il teatro italiano. Ma e venite. C'è pochi soldi qua là, però ogni tanto bisogna saper scegliere bene. Questa potrebbe essere la scelta giusta. Grazie, buon lavoro. Vi grazie aspettiamo. A voi. Ciao.